Entro il 13 il Ministero delle Infrastrutture dirà se sarà sostenibile la realizzazione della pista di Bob su budget, diciamo addirittura molto probabilmente inferiori ai budget che ci sono di base. Il che vuol dire che non stiamo parlando di 180 milioni, non stiamo parlando di 160 milioni, ma stiamo parlando abbondantemente, da quel che è dato sapere, di budget che potrebbero essere anche molto inferiori ai famosi 100 milioni che già sono stati stanziati. Ovviamente con l'idea di fare una revisione, diciamo, prezzi, progettuale, ma non pensando minimamente al fatto che non ci siano, diciamo, i servizi complementari che devono esserci, come il parcheggio, la stazione di partenza o altro. Però insomma ci sono degli aspetti progettuali che si possono rivedere. Quindi siamo sicuri, insomma, Non siamo sicuri, la certezza non c'è mai nella vita. Neanche quando io ho candidato questo territorio per le Olimpiadi, poi la sicurezza l'abbiamo avuta a Losanna. Attendiamo il 13, certo che il 13 è la deadline, cioè è il giorno ultimo oltre il quale comunque sapremo se sarà fatta questa scelta, quella per Cesana, perché mi sembra di capire che il governo, e lo condivido questa scelta, non voglia uscire con la pista di Bob dai confini nazionali. Dopodiché c'è l'altro scoglio, che è quello del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, che continua a dire che la pista deve essere funzionante e esistente, e nessuna delle due potenziali piste italiane sono funzionanti e esistenti.